con il sindaco Amerigo Orlando, sindaco di Villamagna, presidente di giuria, e la vincitrice di Miss Adriatico, Natascia Diedikova. Parliamo di una manifestazione che ha richiamato davvero il pubblico delle grandi occasioni in Piazza Europa. Sindaco, soddisfatto? Molto, devo dire che non vedevamo così tante persone da tanto tempo. In realtà le ultime manifestazioni sono state tutte di grande successo e quindi siamo super felici di aver chiuso il cerchio, anche se avremo nei prossimi giorni un altro paio di eventi molto importanti per noi, che sono Calici di Stelle e i Saraceni di Notte, una rievocazione storica. Quindi diciamo che la sfilata si colloca in un diadema come quello della nostra Miss Adriatico di eventi che hanno suggellato la nostra estate. Che cosa si sente di augurare a queste ragazze che sognano un futuro in campo moda? E assolutamente di riuscire a raggiungere i loro sogni, che sia nel campo della moda o che siano sogni di qualsiasi tipo, ecco, di vedere raggiunte le loro aspirazioni. Natascia Diedikova è stata la più votata dalla giuria, lei ha origini ucraine, per lei che manifestazione, che serata, che momento è stato questo? È stata una serata molto piacevole, qualcosa di diverso, incontrare persone, ragazze comunque nuove, si crea una bella situazione, un bell'ambiente, comunque ci sosteniamo a vicenda ed è bello. Ma che cosa fa Natascia nella vita? Natascia nella vita vuole andare a studiare giurisprudenza, inizio a settembre e niente. Questa sera come si è trovata tra tante ragazze? Perché in genere si parla di rivalità, che esiste invidia tra ragazze, invece nella grande famiglia di Miss Adriatico che aria si respira? Nella famiglia di Miss Adriatico quest'aria non si respira, si respira un'aria di grande sostegno, di grande gentilezza, di amicizia proprio. Questa vittoria, questo primo posto, a chi lo dedica Natascia? A mia madre, che mi sta scrivendo sicuramente e a cui darò la notizia appena scendo. In bocca al lupo. Grazie.